Le vacanze ti rendono schiavo. Una delle questioni che più di altre mi fa riflettere su quanto siano perversi alcuni meccanismi della società in cui viviamo è quello delle vacanze. E mi va di parlarne perché ci siamo, è arrivato il momento per molti italiani di andare in vacanza. Qualcuno dirà, ma chi li ha i soldi per andare in vacanza dopo questa pandemia? Tanti. Una ricerca di mercato eseguita da Doxa mostra come quasi il 70% di noi andrà in vacanza nell'estate 2021, anche se prevalentemente in Italia per via delle restrizioni. Dunque aprono le gabbie e tutti torniamo a comportarci come se nulla fosse. Che la vacanza sia un modo per rilassarsi e godersi qualche giorno di tranquillità è abbastanza evidente, ma basta capovolgere il punto di vista per rendersi conto che nel concetto di vacanza si consuma forse uno dei più grandi assurdi della società in cui viviamo. Nell'arco dell'intero anno, infatti, insistiamo nel vivere una vita dalla quale sogniamo costantemente di scappare. Stiamo seduti dentro il nostro ufficio e non facciamo altro che guardare fuori dalla finestra, ricordando quanto è stato bello l'anno scorso in Sardegna o quello prima a Bali e quanti mesi mancano ancora ad agosto. Così per settimane e settimane lavoriamo duramente, per poterci poi permettere giusto una quindicina di costosissimi giorni dove sfogare tutta la nostra frustrazione spendendo e consumando come forsennati. Quest'anno poi l'assurdità è ancora più evidente. Siamo rimasti chiusi in casa per mesi a non fare nulla, aspettando di poter tornare a quella vita che prima detestavamo. Denunciavamo l'incostituzionalità delle restrizioni e inneggiavamo alla rivolta popolare contro lo Stato tiranno. Alla fine non solo nessuno ha fatto nulla, se non scrivere qualche rivoluzionario post su Facebook, ma appena ci hanno liberati siamo tutti tornati a vivere secondo le regole di quel sistema che tanto criticavamo. Le vacanze sono l'esatto contrario della libertà. Sono l'ora d'aria che il sistema ci concede affinché poi sopportiamo meglio la prigionia in cui siamo costretti. L'italiano, credendo che la vacanza sia finalmente la liberazione dagli obblighi quotidiani, in quel contesto spende e consuma il triplo del normale per scaricare tutta la frustrazione. Così facendo però altro non fa che alimentare con maggior forza l'economia del sistema in cui vive, cioè rinforzando la prigione in cui si sente soffocare per tutto il resto dell'anno. Il sistema non ci lascerà mai veramente andare. Quando avremo ricaricato le batterie, ci richiamerà all'ordine e noi saremo costretti ad obbedire. Se invece vogliamo veramente rompere le sbarre di questa prigione, allora dobbiamo capire che la via maestra è togliere al sistema la sua linfa vitale, cioè cambiare drammaticamente l'economia, modificando le nostre abitudini. Invece noi vogliamo che tutto cambi pur continuando a fare quello che abbiamo sempre fatto, come se il cambiamento non dipendesse da noi, dal nostro modo di comportarci e sempre dagli altri. Al posto di passare il tempo a sognare e usare le nostre energie per programmare minuziosamente la prossima vacanza, dovremo costruirci un'esistenza dalla quale non sentiamo costantemente il bisogno di scappare. Altrimenti persisteremo in un loop senza fine, dove la vacanza rappresenterà sempre la nostra triste fuga dalla quotidianità, il cui epilogo però è già segnato. Tornare tutti a produrre e consumare, composti e diligenti, con la schiena inarcata e la testa piegata sulla scrivania.